necessaria adesso. L'ho visto molto molto no, più no. In realtà io ho fatto è tutto sogno, perché per esempio questo investimento in Toscana è tutto sogno, per esempio, per fare un esempio, il fatto che noi, cioè dal 2009 ad oggi si sono realizzati una serie di sogni, però siamo ancora un po', dobbiamo rinforzarci per poter permettere che i sogni diventino concreti. Adesso mi vedi più concreto, perché ho sognato abbastanza, veramente tanto, abbiamo fatto, buttando dentro il cuore al di là dell'ostacolo, almeno quattro cose che non avremmo dovuto fare, secondo la logica diciamo economica, la logica concreta, la logica pragmatica, no? Però se seguiamo quella logica, noi oggi probabilmente l'avremmo dovuta, questa azienda l'avremmo dovuta dare a qualcun altro più bravo di noi. Noi abbiamo lanciato il cuore degli ostacoli, in questi anni difficili siamo andati molto bene, ma investendo tantissimo. Adesso però, secondo me, io non sogno più, perché abbiamo fatto tutto. Quindi adesso dobbiamo fare ancora 5-6 anni, facciamo una nuova ondata di sogno. È chiaro che il nostro, se penso che il nostro sogno principale sarebbe portare il nostro metodo di lavoro, che adesso portiamo in Toscana, portiamo in Friuli, veramente con orgoglio, portarlo in qualche grande regione all'estero. Se proprio te lo devo dire, ma tra 50 anni. Parlo di Francia, parlo di Mosella, che vado ora, la zona di Riesling. Vediamo,